l'isola dei famosi, Francesco Montefurioso con la D'Urso? Ecco perché. Colpo di scena all'isola dei famosi 2018, Francesco Monte umilia Barbara D'Urso? Francesco Monte è tornato in Italia dopo la squalifica dall'isola dei famosi 2018 e ha subito messo in chiaro determinati aspetti legati allo scandalo Droa, che lo ha visto protagonista in queste settimane durante il reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. In queste ore, infatti, l'ex cronista di Uomini e Donne ha pubblicato sui social un lungo messaggio con il quale intende fare chiarezza su determinati aspetti e ha precisato anche il motivo per il quale ha scelto di abbandonare il cast della reality show mediato. Scandalo droga, il ritorno furioso di Francesco Monte dopo l'isola dei famosi. In primis abbiamo visto che Francesco Monte ha ribadito di essere una persona per bene, educato in un certo modo dalla sua famiglia e ha smentito categoricamente tutte le accuse che gli sono state mosse in diretta da Eva Inger, la quale addirittura ha rincarato la dose dicendo che Monte avrebbe portato la droga con sé in Honduras mettendo a repentaglio anche la vita di tutti gli altri concorrenti, perché nel caso in cui fossero stati fermati dalla polizia rischiavano tutti fino a mezzogiorno anni di carcere. Francesco ha rigettato al mittente queste accuse, sostenendo che tutta la verità a questo punto verrà fuori nelle opportune sedi legali e quindi ribadendo che con Eva Inger risolverà questa intricata e delicata questione in tribunale in presenza degli avvocati. Ma nel corso del suo primo messaggio pubblico, che Francesco Monte ha pubblicato in queste ore su Instagram dopo aver scelto di abbandonare il cast dell'Isola dei Famosi, ha lanciato anche una frecciatina alle due conduttrici del Dai Team di Canale 5 che con i loro programmi si sono occupati della vicenda droga. Francesco Monte contro Barbara D'Urso? Parliamo di Federica Panicucci e Barbara D'Urso, rispettivamente al timone di Mattino 5 e Pomeriggio 5 / Domenica Live. Ebbene, le parole di Francesco Monte sono state molto dure e l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di prendere parte a quelle trasmissioni, che nel corso di questi giorni hanno messo in scena dei talk show dove veniva data per scontato la sua colpevolezza, senza neppure pensare che quelle di Eva Inger potessero essere accuse false. Ebbene Monte, furioso, ha fatto sapere che non intende partecipare a questo tipo di trasmissioni, che hanno tutto il suo biasimo e quindi non ci sarà nessun confronto televisivo tra lui e Eva Inger, così come avrebbero sperato in molti.